Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti nel mio bagno Shabby Chic. Oggi nuovo video e scusate se si vede un po', è un bagno, quindi anche a casa vostra penso abbiate un bidet. Io ho anche un gabinetto Shabby Chic. Però l'ho cercato di coprirlo mettendo questo qua davanti. E se volete vedere tutte le cose nel dettaglio, io ho fatto anche un video home tour, quindi potete vedere quel video là, perché adesso non è un video sul mio bagno, ma è un video sui brufoli, perché in effetti ragazze, in tante, sia maschi ma anche femmine, un po' tutti, mi chiedete consigli per quanto riguarda i brufoli, soprattutto ragazzi giovani ma anche meno giovani, perché anche io ci sono periodi, ad esempio come adesso, perciò ho deciso di fare adesso questo video, tipo sotto il ciclo, che mi vengono dei brufolettini. Oppure ad esempio se mangio qualcosina, di qualche schifezzina, insomma mi spuntano brufoletti. Quindi adesso farò questa routine, insomma per eliminare i brufoli e per prevenirli anche. Quindi vi farò vedere proprio secondo me quali sono le tre cose fondamentali per far sparire i brufoli. E questa cosa che adesso vi faccio vedere, quindi queste tre mosse che adesso vi faccio vedere, vi consiglio di farle se potete sia la sera che la mattina. Comunque sono rimedi semplici, anche veloci. Comunque se la mattina vi scocciate, andate in fretta, quel che volete, fatelo almeno però la sera. Molto molto semplice, che vi aiuterà tantissimo. Ho legato i capelli e ho messo una fascetta. Mi raccomando, legatevi anche voi i capelli sempre, quando vi struccate, quando vi lavate il viso. Non sopporto di vedere quei capelli davanti al viso, quelle robe, anche quando vi toccate, vi prego, legatevi i capelli. Allora ragazzi, prima di tutto io ho preparato qua un infuso di camomilla, cioè veramente c'è solo l'acqua calda. Adesso ci vado a mettere i capolini di camomilla. Ecco i capolini di camomilla, ma vanno benissimo anche le bustine se ne avete. Io lo verso direttamente qua dentro e non c'è bisogno di proprio di filtrare super benissimo, perché anche se ci sono dei residui non fa nulla. L'ingrediente magico è l'amido di riso. Ragazze, è fantastico e lo potete trovare in tutti i supermercati, costa pochissimo, si usa per fare il bagnetto ai bimbi. Se lo trovate in pasticchette, tipo in pezzetti, lo potete triturare. Ancora meglio se lo trovate in polvere, fate prima. L'amido di riso è super lenitivo, quindi antinfiammatorio, quindi va benissimo se avete i brufoli, la pelle irritata, qualsiasi, schiarisce anche la pelle, quindi segnetti, e va bene quando avete proprio la pelle molto reattiva. A volte alcuni ragazzi mi scrivono, cioè non so come fare perché questa pelle che sempre sembra sempre irritata, questi brufoli sempre infiammati. Quando niente vi dà sollievo, lavatevi il viso con la pappetta di amido di riso. Sono anni che ve lo dico nei video e finalmente ve lo faccio vedere. È semplicissimo, basta unire l'amido di riso con un po' di acqua calda, mescolare e si fa questa pappetta. Oppure se volete fare una cosa ancora più efficace e lenitiva, ci mettete l'infuso appunto di camomilla. Ma se non avete la camomilla, se vi scocciate, se volete fare prima, basta che aprite il rubinetto, ci versate l'acqua calda e va benissimo. Questa è una cosa, un di più che vi faccio vedere, e basta veramente poco. Io vi dico la verità, l'ho fatto perché dopo me la bevo anche la camomilla. Quindi un po' la verso qua dentro e un po' la bevo. La consistenza come se fosse un detergente, perché questo non è altro che un detergente naturale per lavare il vostro viso. Fantastico, super economico. Ok, a questo punto lo vado a utilizzare sul viso. Ecco qua il mio detergente naturale. Faccio in questo modo, vedete? Aggiungo un pochino d'acqua e un po' d'amido di riso. Vi lavate e aggiungete acqua calda fino a creare questa cremina detergente fantasmagorica. È lenitivo, vi lenisce tantissimo, vi toglie i rossori e vi secca i brufoli. È fantastico, non solo perché i brufoli, per tutti, voglio dire, perché questo metodo viene utilizzato anche per lavare il culetto ai bambini, è un metodo super delicato, è miracoloso. Poi lascio anche un paio di minuti prima di sciacquare. Okay, a questo punto ragazzi vado a sciacquare con l'aiuto di una spugnetta o un panno in microfibra.
prendo panno in microfibra e lo bagno di acqua tiepida da un lato. Il panno in microfibra è un'altra cosa che vi straconsiglio, perché elimina tutte le impurità e fa tipo un massaggio sulla pelle, pulisce a fondo la pelle. Quindi vedete, l'ho semplicemente bagnato, in questo modo continua la mia pulizia. Vedete, vado a rimuovere tutto. Lo ribagno Sono una fan del panno in microfibra, lo uso sempre, lo adoro. E perché se ci sono residui di trucco sul viso mi permette di non sporcare gli asciugamani, quindi è una cosa fantastica. Sciacquatina al viso con acqua fredda. Ok. E il panno in microfibra dall'altro lato, quello asciutto che non hai fatto una e asciugo. Così non dovete usarne un altro. Asciugo. Va bene? E ragazzi, a questo punto la mia pelle è super pulita e morbidissima, come il culetto di un bambino, ve lo assicuro. È pulita, è morbida e chiara. Ora solamente questo rimedio naturale. Secondo rimedio naturale, tea tree oil e gel d'aloe vera. A questo punto sul viso vado a mettere un po' il brufolo kill, eccolo qua, questo è il mio brufolo kill fantastico, che se non avete visto il video ve lo lascio cliccabile e nel box informazione. Gel antibrufoli super super semplice, quindi metto questo. Adesso vi faccio vedere però come fare se non avete quello là. Semplicemente metto un po' di gel d'aloe vera, uso questo di Anthos che è molto lenitivo, c'ha anche delle cosine lenitive all'interno. Comunque qualsiasi gel d'aloe vera, anche da supermercato, basta che sia puro, va benissimo. In alternativa al mio gel antibrufoli, che è perfetto, fantasmagorico e fantastico, metodo super semplice, metto gel d'aloe vera, tanto so che avete tutte voi il gel d'aloe vera in casa. E birbantelle, non potete vivere senza gel d'aloe vera. Aggiungo tea tree oil, olio essenziale di Malaleuca, è fantastico contro i brufoli. In uno zig di gel d'aloe vera, due gocce di tea tree oil. E zac, su tutto il viso. Questo sarà il vostro gel idratante purificante. Non vi consiglio di utilizzare una crema se avete tanti brufoli, pelle lucida che vi butta un tocco visibilmente grassa, perché le creme contengono oli e grassi e sostanze comedogene che potrebbero aumentarvi i brufoli. Se avete invece la pelle mista, allora utilizzate questo gel col tea tree oil nelle zone grasse, tipo naso, fronte e mento di solito, e se avete la pelle secca, ad esempio sulle guance o sul contorno occhi, solo in queste zone potreste mettere una crema. A me piace tantissimo perché questo metodo lascia la pelle super fresca, pulita. Voi dovete sempre tenere la pelle pulita se avete questo problema dei brufoli, della pelle grassa. Quindi perciò ho detto, anche appena vi svegliate la mattina, se la pulite dovete lavarvi il viso, se utilizzate questi metodi oppure anche un detergente normale, lavate sempre il viso, tenete sempre la pelle pulita. E adesso guardate, la mia pelle è super fresca, la sento proprio che sono tutti i pori belli puliti. Sì, è super morbida, fresca e purificata. Terzo rimedio, ossido di zinco. Beh, ragazze, quindi adesso se avete qualche brufoletto proprio visibilmente infiammato, avete la sensazione di schiacciarlo, non fatelo, bensì fate questa cosa: applicate una pomata all'ossido di zinco. Ebbene sì, le pomatine che si usano per culetto dei bimbi, ovviamente deve avere buon inci. Se seguite i miei video sui prodotti da supermercato, io ve ne parlo spesso di queste pomatine. Ad esempio questa è una di quelle che ho comprato al supermercato, è una pasta all'acqua e ossido di zinco. Vi consiglio di utilizzare una pasta all'acqua e ossido di zinco, cioè che non abbia oli e grassi. Questa qua contiene ad esempio esclusivamente acqua, ossido di zinco, talco, è una bassissima percentuale di grassi, quindi non deve essere untuosa. E l'ossido di zinco è molto molto lenitivo per i brufoli e li secca tantissimo. Io vi ho fatto anche una ricetta casalinga di pomatina proprio contro i brufoli, ve la lascio come al solito il link nel box informazione, è super semplice e fantastica. Se no, vi ripeto, anche al supermercato trovate queste qua, ne basta pochissima, vedete? Sono queste qua bianche che si usano appunto per i bimbi. Questa è di Antillis ed è bio, è molto buona, comprata al supermercato. La andate a picchiettare ad esempio qui, qui dove avete i brufolettini o le macchiette, e questa vi secca i brufoli. Sera
potete anche lasciarla così, andare a letto così, tanto voglio dire, se non dormite assieme a qualcuno che si potrebbe spaventare, magari l'avvisate. E mattina potete lasciarla tipo un paio di minuti, il tempo non so che fate colazione eccetera, e poi togliete i residui semplicemente con un pannetto inumidito. Alternativa a questa pomatina e appunto a quella fatta in casa, potete anche utilizzare lo stick antibrufoli picchiettato sui singoli brufoletti, anche di quello vi ho fatto il video, è super semplice e super efficace e vi lascio il link cliccabile nel box informazioni. Adesso bella fresca e pulita sono pronta per andarmi a fare un bel riposino bevendo la mia camomillina appunto che è rimasta. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, se vi piacciono le mie ricettine semplici, naturali ma molto molto efficaci. Qua c'è la lampada che sta facendo effetto discoteca, quindi adesso andrò a sostituire la lampadina. Io vi lascio tutti i link utili nel box informazione, mi raccomando fatemi sapere se vi piacerebbero altri video su questo genere. Se volete vi faccio un video su un po' più in generale, quindi consigli su stile di vita, ma anche alimentazione, rimedi naturali, prodotti adatti appunto per combattere i brufoli, quale maschere fare, trattamenti, insomma un po' tutto. Piccoli accorgimenti per prevenire i brufoli ma anche per eliminarli. Quindi se lo volete lasciatemi un bel pollice in su, così se raggiungo tanti like ve lo faccio subito. Io vi mando un bacio grandissimo, spero tanto tanto di esservi stata utile. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e vi mando un bacio grande. Muah!